opinione, sa quanto è soddisfatto, e poi 10 giocatori nati dopo il 2000 tra primo e secondo tempo in campo. Cosa vuol dire? Beh, è un dato, un dettaglio. Alla fine i giocatori forti, a prescindere dalla età, sono forti. E noi abbiamo giocatori veramente forti. E questa è una fortuna per l'allenatore, per poi alla fine poter scegliere la squadra migliore per iniziare e durante la gara su quello che abbiamo bisogno. La partita bene, abbiamo fatto una buona prestazione, un risultato interessante, però possiamo fare sicuramente meglio di quello che abbiamo fatto oggi e continuare a lavorare. Ciao mister Zorloni, Tele Lombardia. Ti ho visto particolarmente carico, ti lavano gli scarpini, potevi giocare anche tu stasera. Volevo chiederti, hai ricevuto due innesti dal mercato, probabilmente ne arrivano un terzo, non si sa, ti stai già divertendo un po' a pensare come andarle a integrare in questo contesto che sembra effettivamente frutto di un gran lavoro, soprattutto sull'aspetto mentale, mi è parso di capire. Due giocatori forti che arrivano a una squadra forte, un gruppo forte, che insieme... insieme stiamo costruendo, continuare così, tutti quelli che arriveranno ad adattarsi subito a questo gruppo, dare il suo aiuto al gruppo, alla squadra, per poter essere una squadra sempre migliore. Ciao Massimiliano Rossi, Corriere della Sera. Ti chiedo, a parte il risultato di cui hai parlato, c'è una cosa di cui sei più contento nelle prime due partite o una cosa che la squadra ha preso da te che magari non ti aspettavi che facesse bene così subito? Grazie. Da me non credo, da noi. Penso che il lavoro fatto all'esterno, tante persone oggi lavorando per mettere in condizione questi ragazzi e il nostro pubblico, 3.500 persone immagino, credo, e non voglio sbagliarmi, che dal primo minuto sostenendo la sua squadra, creando questa atmosfera e questo ambiente per giocare una bella partita di calcio. E sicuramente i veri protagonisti, che sono i nostri giocatori, che sono forti e stanno dimostrando che insieme possono giocare bene e avere il risultato che vogliamo. Buonasera mister, Nicola Balice, La Stampa. Dopo il precampionato così complicato, perché c'erano pochi giocatori, no. Sono aggregati tardi, non è stato riformulato. È stato un grande precampionato, lavorato bene. Siamo stati anche in Germania, un bel posto per lavorare, perfetto, comodo, perfetto per lavorare. Tutti quelli presenti hanno fatto un grande lavoro. Ok. Scusami se ti... No, ci mancherebbe, riformo la domanda. Allora, dopo le amichevoli che avevano proposto una Juve ancora non pronta, ti aspettavi una Juve invece così pronta per l'inizio del campionato? Grazie. Ma fa parte della preparazione, fa parte del percorso. Oggi un'altra bella partita. Però siamo alla seconda giornata di campionato, la lasciamo indietro, un bel risultato e adesso testa la prossima partita e sicuramente una bellissima partita da giocare domenica, casa nostra, stadio pieno, giocando contro una grande squadra del campionato. Sicuramente sarà di una grande atmosfera, una bella atmosfera per poter giocare a calcio. Io spero che il nostro pubblico, sicuramente con questi ragazzi trasmettendo questa voglia nel campo, essere sempre della nostra parte, sostenendo la squadra nel momento bello e nel momento meno bello, perché i ragazzi hanno bisogno, e speriamo una bellissima partita per giocare domenica, ripeto, contro una grande squadra del nostro campionato. Buonasera mister, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Ancelotti, che è stato anche un suo allenatore, tante volte dice è meglio essere fortunati che bravi. Le volevo chiedere, ma ogni giornata 2 su 2 ha lanciato un giovane e titolare del primo minuto in Serie A e ha segnato. È solo fortuna o c'è qualcos'altro? Cioè, c'è una coincidenza fortunata o c'è qualcos'altro? C'è tanto lavoro da parte loro, però. Io sono lì per osservare, istruire, aiutare in allenamento. E quando si allenano bene, non è fortuna, è da vedere, osservare e dargli l'opportunità di giocare. Oggi hanno fatto molto bene perché hanno qualità, sia tecnica, fisica, mentale, per poter giocare oggi una grande squadra come la Juventus. Salve mister, Rodinio, La Stampa. Io volevo chiedere invece su Vlahovic. Nel debutto aveva preso i pali, è stato così un po' sfortunato. Oggi invece è stato perfetto, dando anche una grande mano. Quindi volevo chiedere...
come può ancora crescere Vlahovic, perché secondo me ha ancora molti margini di miglioramento, e quanto soddisfatto quindi questa prova? Grazie. Sono soddisfatto anche della prima prestazione, sono soddisfatto anche del primo giorno di lavoro, un leader positivo nel gruppo, il nostro primo difensore, grande energia, grandissima energia, giocando per la squadra, facendo i movimenti che servono alla squadra, e spesso non è il movimento che gli serve o che è più comodo a lui farlo. In più è un ragazzo che sa fare gol, e noi abbiamo questo privilegio di avere un grande giocatore della nostra parte, sfruttarlo, aiutarlo e continuare insieme. Antonio Paolino, Radio Bianconera. 3-0 è il risultato perfetto per Thiago Motta, per quello che ha visto, per quello che ha costruito la Juventus, e se ruota attorno a qualcosa o qualcuno nello specifico. Questo successo è l'ennesima prestazione in cui la Juventus dietro ha subito pochissimo, stasera il primo tiro in due partite. Un'ottima prestazione, di un lavoro fatto bene da parte di tutti, sia i ragazzi in campo, sia tutte le persone, che sono tantissime, ripeto, e mi piace farlo perché non dobbiamo dimenticare, nella Juventus abbiamo tante persone competenti e che lavorano per il bene del gruppo e squadra e giocatori. Il caso Riccardo della nostra parte, che fa bene il suo lavoro. Ognuno di noi cerchiamo di fare il nostro massimo, il nostro lavoro al massimo per poter mettere in condizione questi ragazzi. Alla fine, ripeto, abbiamo giocatori forti che sono capaci insieme di fare delle belle prestazioni. Oggi abbiamo vinto bene, adesso rimane indietro questa partita, recuperare bene e pensare già alla prossima. Le ultime due domande, grazie. Buonasera, Emanuele Gamba, Repubblica. Finora siete la squadra che sicuramente in Serie A, sono solo due giornate, ha fatto meglio, però dovete ancora inserire tre giocatori di altissimo livello, quindi voglio chiederle quanto pensa ancora di aumentare il livello della squadra. E poi, se posso, una cosa anche veloce su Locatelli, che in queste due partite è sembrato un giocatore completamente trasformato rispetto agli scorsi campionati, e voglio chiedere se per lei, come tipo di interpretazione della partita, dei principi di gioco, è il giocatore ideale per le sue idee. Grazie. Manu ha fatto un'ottima prestazione insieme a tutti i suoi compagni, tutti hanno fatto bene il loro lavoro, ognuno facendo bene la sua parte e dando una mano al compagno. Tutti i giocatori che arriveranno sono giocatori forti, la società insieme ai nostri dirigenti lavorando sempre molto bene, attenti e al massimo tutti i giorni per poter portare i giocatori forti e rinforzare la rosa. Quando arriveranno entreranno subito in questo gruppo, un gruppo che sta lavorando molto bene per poter ognuno di loro aiutare e contribuire alla squadra per fare delle belle prestazioni e avere il risultato alla fine che vogliamo noi. Buonasera mister, Samuel Tafesse, Sport Paper. Questa è la seconda partita in cui la Juve non subisce gol. Si è sempre parlato di lei come un attaccante, come un allenatore iperoffensivo, ma le chiedo quanto è importante invece la fase difensiva e soprattutto non subire gol. Grazie. Tutto è importante nel calcio, qualsiasi dettaglio che si possa gestire e migliorare è importante. Squadre di alto livello non deve accontentarsi mai con quello che ha fatto nella partita precedente, sino avere già la testa nel prossimo allenamento, che magari non è un allenamento in campo, sino fuori, un recupero fatto bene, per poi dopo entrare in campo e fare bene il lavoro, e adesso prepararsi bene per la prossima partita contro la Roma, una grande squadra del nostro campionato. Sarà sicuramente una bellissima partita da giocare davanti al nostro pubblico. Però ripeto, nel calcio conta tutto e dobbiamo essere capaci di fare bene tutto quello che abbiamo da fare. Grazie a tutti. Grazie.